titolare massimo siamo invece pochissimi titolari di questa cantina. Siamo molto contenti di poter promuovere questo tipo di spettacolo. Tra l'altro siamo decisi su come è lo spettacolo, è situato un certo. Poi vedrete, lo definirete come meglio vedete. Noi siamo, però è un piacere particolare perché comunque la cultura ebraica ci si affascina da sempre, non so perché, forse perché siamo stati in Israele, forse perché abbiamo visto per terra, forse perché c'è tutta una serie di motivi, in particolare anche ovviamente la musica, un gruppo etnico, non so, sono delle persone, un parte dell'umanità, con tutta una sensibilità incredibile, resa probabilmente ancora più forte da quello che hanno passato nei secoli, se non addirittura in vita. Questo è il primo concerto ufficiale del Tosoni Imperio. Il 21 di marzo avremo qui due Sonas,
La cosa più bella era che fosse protetto da ogni parte. Nessuno poteva vederci sopra, né da dentro alla casa, né da nessuna delle altre case della strada. A meno che non mi fossi affacciato alla finestra, nel qual caso mi avrebbero visto dal settore polacco. Se lassù c'era davvero una dispensa come quella di cui avevamo scoperto i resti al secondo piano, avrei potuto tenere dentro me e la mia roba. E se fossi riuscito a salire fino al quarto piano, avrei avuto un doppio appartamento tutto per me. Ma cosa avrei fatto in una fuga d'emergenza? Non potevo saltare dalla finestra da un'altezza simile. Potevo però calarmi con una corda. Mi misi a pensare alle corde. Di questo ero un esperto. Fu allora che mi venne l'idea di una scala di corda. L'avrei potuta tirare su dietro a me e nessuno avrebbe saputo che ero lì. Come poteva esserci qualcuno sul piano di una casa in rovina impossibile da raggiungere? L'unico problema era salirci la prima volta per assicurare la scala di corda. Prima però dovevo costruire una scala a legno, una scala altissima. Dubitavo di poter trovare delle assi lunghe abbastanza, ma potevo inchiodare assieme degli assi più corti. Doveva sostenermi una volta sola. Sarebbe stato necessario fabbricarla fuori dalla cantina, poiché non sarebbe passata dal buco, e questo non era tanto semplice. Si sarebbero sentiti i colpi di martello, sarebbe arrivato qualcuno ad indagare. Di notte li avrebbero sentiti anche dalla parte polacca. E forse anche di giorno. No. Era un piano davvero sballato. Conoscevo tante favole di animali e di persone. Di solito una persona era un principe o un povero ragazzo di campagna che si era trovato a fare un favore a un'ape o a un pesce.
nei primi giorni del gennaio 1945, sotto la spinta dell'Armata Rossa ormai vicina, i tedeschi avevano evacuato in tutta fretta il bacino minerario slesiano, mentre altrove, in analoghe condizioni, non avevano esitato a distruggere col fuoco e con le armi i lager,